All'anagrafe è Arturio Francesco. Per tutti, Arturo Merzario. Il cowboy delle corse, con il fisico da fantino, oggi giunge al traguardo della sua 80ª gara. Sì, perché come suggerito da uno di voi, Arturo non è diventato pilota, è nato pilota. E anche perché non ha mai appeso il casco al chiodo. Anzi, non ci pensa assolutamente. L'anno scorso, infatti, al Nürburgring, per i 50 anni della BMW Motorsport, ha partecipato alla gara e a due giri dalla fine era addirittura terzo, passato soltanto alla ripartenza dopo l'ingresso della safety car, è giunto, per modo di dire, soltanto quinto. E proprio in questi giorni ha annunciato anche il suo regalo per i suoi 80 anni, ovvero partecipare finalmente alla Parigi-Dakar, un sogno atteso 40 anni e rinviato soltanto per altri impegni motoristici. Arturo nasce in provincia di Como l'11 marzo del 1943 e impara i primi rudimenti di guida sportiva in un modo alquanto bizzarro. Vivendo infatti vicino al confine svizzero, spesso trafficato dai contrabbandieri, spesso li vede inseguiti dalla polizia e così lui si mette dietro per imparare a guidare in quel modo. La sua prima gara la disputa a Monza nel 1962 e con la sua Alfa Romeo Giulietta Spider, quella che utilizza tutti i giorni, tutt'altro che preparata per la gara. Eppure su 32 partenti lui giunge ottavo. Da lì poi inizia a collezionare successi e viene notato da un certo Carlo Abarth, che nel 1967 gli affida le sue vetture sia per le cronoscalate che per le gare nel turismo, ricevendo in cambio diverse vittorie come quella al Mugello e la conquista del campionato italiano nel 1968 e l'europeo nella categoria sport nell'anno successivo. Questi successi gli aprono le porte di Maranello, dove inizia a correre nel Mondiale Marche guidando una 512S. Ma il 1971 è anche un anno tragico, perché a Buenos Aires, in un assurdo incidente e davanti ai suoi occhi, muore il suo compagno di squadra Ignazio Ciuti. L'anno dopo, Arturo, a Vallelunga, vince il trofeo dedicato proprio al suo amico e successivamente conquista altre vittorie con la Ferrari 312 PB, come quella alla 1000 km Spa, la Targa Florio e poi ancora un'altra vittoria del campionato europeo Sport 2000 con la Partosella. Passa poi all'Alfa Romeo, con la quale vince per 2 anni consecutivi la 1000 km di Monza e tanti altri successi, ma raccontare tutto il suo ricco palmarès richiederebbe un video molto più lungo. Successi purtroppo non replicati in Formula 2 e in Formula 1, ma non per demeriti del pilota, ma per essersi trovato in situazioni complicate e con vetture per niente competitive. Corre infatti in Ferrari anche in Formula 1, ma in un periodo in cui il monoposto di Maranello erano degli autentici banchi prova, poco competitive ma in continua evoluzione. Questa situazione fece spottare Arturo, che non trovandosi in sintonia con lo staff tecnico di allora, decise, anche con meraviglia da parte del Drake, di lasciare la scuderia. E a mio parere fu un vero peccato, perché di lì a poco la 312 di Formula 1 matura fino ad arrivare alla versione vincente B3 e successivamente T, con le quali rispettivamente Regazzoni sfiora il titolo nel 74 e Niki Lauda vince il mondiale nel 75. Ma come si dice, col senno di poi è facile parlare. Purtroppo però Arturo approda la giovanissima scuderia di un allora quasi sconosciuto Frank Williams, la ISO Williams appunto, con cui raccoglie poco e niente e abbandona così il team. Corre poi il Gran Premio d'Italia con una Fittipaldi e nel 1976 prende parte al campionato guidando una March del team Wolf, ma quell'anno viene ricordato soprattutto per un altro episodio che segna la sua vita e lo legherà per sempre ad un altro grande della Formula 1. Sappiamo tutti cosa successe a Niki Lauda nel tremendo incidente al Nürburgring. Arturo è lì e insieme a Guy Edwards, Brett Langer e Harald Ehrt non ci pensa due volte a lanciarsi tra le fiamme per salvare il pilota austriaco. Oltretutto è l'unico a conoscere il sistema di sgancio delle cinture avendo corso per la Ferrari. Ma Niki, ovviamente sotto shock, nell'agitarsi le mette in tensione e rende difficile l'operazione. Nel frattempo Ehrt e Langer con un estintore aprono la strada ad Arturo e Edwards. Niki sviene per l'inalazione dei fumi tossici e rilassando così il corpo fa allentare di quel tanto le cinghie da permettere ad Arturo di sganciarle. E poi, in una manovra che a distanza di anni lui stesso non si spiega, visto il suo fisico mingherlino, afferra Niki e lo tira via senza sforzo apparente, aiutato anche da Edwards. I quattro piloti distendono l'austriaco a terra, ma Niki è in ipossia e bisogna rianimarlo velocemente, in attesa che arrivi l'ambulanza. E così Arturo, ricordandosi di un corso fatto durante il servizio militare, pratica a Niki le prime manovre di rianimazione e la respirazione bocca a bocca, scongiurando così danni al cervello. Niki si sveglia e la prima cosa che dice è: «Arturo, com'è la mia faccia?» E Arturo, per tranquillizzarlo, gli risponde: «Stai bene, Niki, non preoccuparti», pur guardando un'autentica maschera di sangue. Il resto è storia, anche di un'amicizia durata fino alla scomparsa di Niki.
Tornando alle corse, Arturo decide di dare sfogo ancora di più al suo coraggio, decidendo di creare un suo team. Sì, ho parlato di coraggio in senso buono, perché sappiamo bene che già al suo tempo non era cosa facile partire da zero con un team di Formula 1 e i costi adesso annessi. Purtroppo però, nonostante i buoni propositi, le capacità sia del team tecnico che del pilota, questa avventura si rivelò abbastanza dolente. Ma c'è un particolare che in qualche modo ti fa dire che solo il mitico Arturo poteva fare una cosa del genere, visto il suo carattere deciso e anche bizzarro allo stesso tempo. Ovvero portare sulla sua Formula 1 questo. Uno sponsor di onoranze funebri. E meno male che mi sono premunito di tutti questi piccoli amuleti amuletini. A proposito di Formula 1 e di aneddoti altrettanto simpatici, me ne voglio raccontare uno che a sua volta mi venne raccontato dall'amico Nicola Materazzi. Era il 1979 e visti i successi in Formula 2, lo sponsor della Osella espresse fortemente il desiderio di correre in Formula 1. E così l'ingegnere si trova, a campionato in corso, a dover impostare e progettare la sua prima Formula 1. E in tempi brevissimi. Serviva quindi urgentemente un motore Cosworth come manichino, appunto per l'opera di progettazione e costruzione. E il buon Arturo gli disse: ve lo do io, sali in macchina con me che lo andiamo a caricare. Bene, mica tanto, perché l'ingegnere mi raccontò che quello fu il viaggio più spaventoso della sua vita, accanto ad Arturo che guidava come un pazzo a bordo del suo fuoristrada. Terminata la parentesi in Formula 1, Arturo nei primi anni 80 iscrive il suo team nel campionato di Formula 2. All'inizio anche con buoni piazzamenti, ma poi la mancanza di fondi e di risultati gli fece prendere la decisione nel 1984 di abbandonare anche questa avventura. Ma non di chiudere la carriera, anzi, e non lo ferma neanche un gravissimo incidente a Maggiore nel 1991 che gli causa gravi fratture alle gambe, continuando così a correre in vari trofei monomarca, guidando per Maserati, Ferrari e Porsche, e portando a casa altre vittorie. Oggi Arturo, come dice lui, fa le gare della mutua, guidando prototipi e le Formula 1 storiche. Una vita in corsa, quindi, di questo eterno ragazzo, a cui con affetto faccio a nome mio e di tutti voi i più cari auguri di buon compleanno e per altri 100 gran premi. Auguri, Arturio!